Riflessioni sul 17° capitolo di Apocalisse. Apocalisse di Giovanni capitolo 17. Caduta di Babilonia. Visione della meretrice seduta sulla bestia. Versetti 1 e 2. Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne e mi disse: Vieni, io ti mostrerò il giudizio della grande meretrice, che siede sopra molte acque, con la quale hanno fornicato i re della terra, e gli abitanti della terra sono stati inebriati col vino della sua fornicazione. Riflessioni. Uno dei sette angeli invita Giovanni a vedere il giudizio di Dio che aveva riservato alla grande meretrice che siede sopra molte acque. La meretrice simbolicamente è ogni forma di male praticato nel mondo. L'angelo specifica che gli abitanti della terra sono stati inebriati col vino della sua fornicazione, non si riferisce all'inebriarsi con il vino della vigna, bensì con i piaceri iniqui della carne. Il profeta Isaia ci dà una definizione del significato. Soffermatevi e stupite. Abbandonatevi ai piaceri e poi guardatevi attorno sgomenti. Costoro sono ubriachi, ma non di vino, barcollano, ma non a motivo di bevande inebrianti. Versetto 3. Quindi egli mi trasportò in spirito in un deserto, e vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia e che aveva sette teste e dieci corna. Riflessioni. Nel capitolo 12 la donna è una prefigurazione della Chiesa di Dio. Mentre qui, Giovanni, quando viene trasportato in spirito, vede un luogo incolto e desolato, e la donna e la bestia associate negli intenti di ogni iniquità. Porpora e scarlatto sono colori che simboleggiano la regalità, nobiltà e ricchezza, ma la donna, essendo una prostituta, si è arricchita con il suo disonesto commercio. La donna rappresenta ogni organizzazione iniqua. Il colore scarlatto nel caso della donna rappresenta il peccato. Il Signore, per mezzo del profeta Isaia, ne dà una conferma. Venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno, anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Versetto 4. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, era tutta adorna d'oro, di pietre preziose e di perle, e aveva in mano una coppa d'oro piena di abominazioni e delle immondezze della sua fornicazione. Riflessioni. La maggior parte degli uomini ripone la propria speranza nelle incertezze delle ricchezze materiali, e rifiuta le ricchezze spirituali eterne. Le ricchezze, intese come oro, pietre preziose, perle e altro, vengono messe al primo posto dalla donna, ed è per queste cose che gli uomini scendono nella bassezza morale. Giovanni le chiama abominazioni, immondezze e fornicazione, che sono opere della carne. L'apostolo Paolo ci mette in guardia dalle opere della carne, dicendoci: ora le opere della carne sono manifeste e sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inimicizie, contese, gelosie, ire, risse, divisioni, sette, invidie, omicidi, ubriachezze, ghiottonerie e cose simili a queste, circa le quali vi prevengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Paolo mette anche in evidenza il frutto dello Spirito. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tali cose non vi è legge. Ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Versetto 5. Sulla sua fronte era scritto un nome, mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. Riflessioni. Il nome della donna è mistero, Babilonia la Grande. Il mistero è la profondità del male che Satana rivela ai suoi emissari per renderli suoi schiavi. Mentre i misteri di Dio sono rivelazioni spirituali per rafforzare la fede dei santi. Versetto 6. E vidi la donna ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. E, quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. Riflessioni. Satana fin dal principio ha sempre perseguitato e ucciso santi e profeti. Versetti 7 e 8. Ma l'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che la porta, che ha sette teste e dieci corna. La bestia che tu hai visto era e non è più e salirà dall'abisso e andrà in perdizione,
e gli abitanti della Terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia che era, e non è, quantunque essa sia. Riflessioni. L'angelo disse a Giovanni di non meravigliarsi, era pronto a svelargli il mistero della donna e della bestia. La bestia che tu hai visto era. Significa che l'anticristo esisteva come spirito nella vita preterrena. Non è più, perché al tempo di Giovanni il suo spirito non aveva ancora preso un corpo sulla terra, l'anticristo apparirà al mondo nella pienezza della sua popolarità, 7 anni prima che il Signore Gesù Cristo verrà. Salirà dall'abisso, vuol dire salirà dal mare, come leggiamo in Apocalisse 13, versetto 1. E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. L'abisso può anche significare il posto dove sono rinchiusi gli spiriti dei malvagi. Come abbiamo visto nei capitoli precedenti, il mare sono le grandi acque, e rappresentano una moltitudine di popoli. L'anticristo con segni e prodigi bugiardi conquisterà molti popoli. Versetto 9. Qui sta la mente che ha sapienza. Le 7 teste sono 7 monti, sui quali la donna siede. Riflessioni. Il simbolo delle 7 teste, come unità di intenti tra Satana, l'anticristo e il falso profeta, ora vengono individuati con la donna che siede su 7 monti. La città che ha i 7 colli, è Roma. I 7 monti possiamo associarli al numero 7 che stanno a significare completezza, pienezza e totalità, quindi la donna è completa nelle sue abominazioni, nella pienezza delle sue fornicazioni e nella totalità delle immondezze, come le chiama Giovanni. L'apostolo Pietro, quando istituì la Chiesa a Roma insieme a Marco, chiamò Roma già a quei tempi Babilonia. La Chiesa che è in Babilonia, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta. Pietro non è mai stato a Babilonia, egli era a Roma quando disse questo. Versetti 10 e 11. E sono anche 7 re. 5 sono caduti, uno è. L'altro non è ancora venuto, e, quando verrà, dovrà durare poco. E la bestia che era e non è più, è anch'essa un 8° re, viene dai 7 e se ne va in perdizione. Riflessioni. Questi versetti chiariscono la posizione dei 7 re che regnarono su Roma, 5 caddero, uno regnava ai tempi di Giovanni e sono 6, l'altro che verrà durerà poco. Secondo la mia riflessione il 7° re potrebbe riferirsi all'impero di Diocleziano. La persecuzione di Diocleziano, contro i cristiani, ebbe inizio con estrema ferocia il 23 febbraio, del 303 d.C. e si protrasse fino alle dimissioni di Diocleziano, il 1 maggio, del 305 d.C. insieme a Massimiano, la persecuzione fu interrotta definitivamente e durò poco più di 2 anni. L'imperatore Nerone, nell'estate del 64 d.C. incendiò Roma dando la colpa ai cristiani, la sua crudeltà e carneficina la localizzò a Roma, mentre gli altri imperatori fino a Diocleziano, la estesero a tutto l'impero romano. L'anticristo è l'8° re, e sarà più crudele dei 7, egli viene dai 7 e farà risorgere il 4° regno, l'impero romano, il regno descritto da Daniele. I regni mondiali furono, i babilonesi, medi e persiani, greci e il 4° regno dei romani. Daniele, così descrisse il 4° regno, il 4° regno sarà forte come il ferro, perché il ferro fa a pezzi e stritola ogni cosa, come il ferro che frantuma, quel regno farà a pezzi e frantumerà tutti questi regni. L'anticristo è il pastore crudele, il Signore lo susciterà negli ultimi giorni, quando gli uomini rigetteranno i 2 veri profeti del Signore, essi saranno ricompensati con un pastore crudele, poiché ecco, io susciterò nel paese un pastore che non si prenderà cura delle pecore che periscono, non cercherà quelle giovani, non guarirà quelle ferite, non nutrirà quelle che stanno in piedi, ma mangerà la carne delle grasse e strapperà persino le loro unghie. Versetti 12 e 13. Le 10 corna, che hai visto, sono 10 re i quali non hanno ancora ricevuto il regno, ma riceveranno potestà come re, per un'ora, insieme alla bestia. Essi hanno un unico scopo e daranno la loro potenza ed autorità alla bestia.
Riflessioni. Le corna sono una prefigurazione dei poteri dei dieci re che saranno ammaliati dai segni e dai prodigi che farà l'Anticristo, dopodiché i re gli daranno il loro potere. Nel capitolo 2 di Daniele, leggiamo il sogno che fece il re Nebuchadnezzar, e che Daniele rivelò e identificò ogni parte del corpo della statua con un regno futuro. Infatti disse, «Poi vi sarà un quarto regno, forte come il ferro, poiché, come il ferro spezza ed abbatte ogni cosa, così, pari al ferro che tutto frantuma, esso spezzerà ogni cosa. E come hai visto i piedi e le dita, in parte d'argilla di vasaio e in parte di ferro, così quel regno sarà diviso. Ma vi sarà in lui qualcosa della consistenza del ferro, giacché tu hai visto il ferro mescolato con la molle argilla. E come le dita dei piedi erano in parte di ferro e in parte d'argilla, così quel regno sarà in parte forte e in parte fragile. Le due gambe della statua rappresentano la divisione dell'impero romano, d'oriente ed occidente, e le dieci dita sono dieci re che verranno da essi. Versetto 14. Essi combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re, e coloro che sono con lui sono chiamati, eletti e fedeli. Riflessioni. La guerra tra Gesù Cristo e Satana iniziò in cielo e finirà quando Gesù con il suo potere lo inabisserà negli antri tenebrosi. Allora il diavolo, che le ha sedotte, sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte, nei secoli dei secoli. Chi può combattere con il Figlio dell'Altissimo? Egli ha potere di salvare tutti coloro che sperano in Lui. Io stesso combatterò con chi combatte con te e salverò i tuoi figli. Versetto 15. Poi mi disse, le acque che hai visto, dove siede la meretrice, sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Riflessioni. L'immagine della meretrice e della città rappresentano assieme, la fondazione di una specie di religione dello Stato che impone la sua volontà al popolo. Con riferimento ai re, ciò suggerisce che essi rappresentano tutti quei regni e governatori sedotti dalla grande meretrice e che pertanto adottano la sua filosofia e maniera. La meretrice si trova in tutti i popoli e il modello che l'ha divulgato è Roma. Versetti 16 e 17. E le dieci corna che hai visto sulla bestia odieranno la meretrice, la renderanno desolata e la lasceranno nuda, mangeranno le sue carni e la bruceranno col fuoco. Dio infatti ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, di avere un unico pensiero e di dare il loro regno alla bestia affinché siano adempiute le parole di Dio. Riflessioni. Da questi versetti vediamo che prima i dieci re e l'anticristo hanno appoggiato e sostenuto la meretrice, ora si rivoltano contro e la renderanno nuda e desolata. Il libro di Mormon spiega quanto segue, ma ecco, i giudizi di Dio sopraggiungeranno sui malvagi, ed è mediante i malvagi che i malvagi sono puniti, poiché sono i malvagi che aizzano il cuore dei figlioli degli uomini a spargere il sangue. E così vediamo la fine di colui che perverte le vie del Signore, e così vediamo che il diavolo non sostiene i suoi figlioli all'ultimo giorno, ma li trascina giù rapidamente in inferno. Versetto 18. E la donna che hai visto è la grande città che regna sui re della terra. Riflessioni. La donna, Roma, che abbiamo visto essere la grande città dei sette colli, al tempo di Giovanni era il fondamento del male. Una manifestazione di Babilonia la grande. Satana la innalzò e la portò all'apice di ogni malvagità e desiderio iniquo. Daniele così definisce Roma, il quarto regno dell'impero mondiale, il quarto regno sarà forte come il ferro, perché il ferro fa a pezzi e stritola ogni cosa, come il ferro che frantuma, quel regno farà a pezzi e frantumerà tutti questi regni. È da questo regno che verrà l'anticristo.